Ciao bimbi! Allora, oggi facciamo un'attività diversa dal solito. Andate a prendere subito il quaderno che io vi aspetto qui. Ovviamente, fermate il video, ok? Eccomi qui. Allora, avete preso il quaderno? Bene, perché oggi voglio mettere alla prova le vostre menti brillanti e vivaci. Con che cosa? Con il gioco degli indovinelli. Dai, allora seguitemi. Indovina, indovinello. Scaldate i cervelli e sturate le orecchie. Qui le sfide sono parecchie. Per vedere se su frutta e stagioni siete preparati, ho creato per voi dei veri rompicapi. Vi avverto, è roba solo per bambini coraggiosi. Ma sì, dai, pure per quelli silenziosi, pelosi e anche noiosi. Bene, bambini, oggi vi metterò alla prova con una serie di indovinelli. Appunto di rompicapi, perché voglio vedere se siete davvero preparati su frutta e stagioni. Però vale una regola: niente suggerimenti da parte di mamma, papà e nonni, ok? Allora, abbiamo detto che serviva il quaderno. Bene, allora scrivete la data, il tempo meteorologico e fate il quadratino giallo perché stiamo facendo storia. In realtà dovremmo fare anche quello verde perché è anche scienze. Però è sufficiente fare quello giallo. Poi scrivete il titolo, come ho fatto io qui nella mia pagina di quaderno, con il rosso, Indovina, Indovinello. Poi, dopo aver scritto il titolo, scrivete i numeri come ho fatto io, da 1 a 11, cerchiandoli di rosso. Ogni numero è separato da un quadretto, quindi lasciate sempre un quadretto tra un numero e l'altro. Se volete potete scrivere i numeri anche uno alla volta, nel senso che questi numeri corrispondono agli indovinelli che ho preparato per voi. Quindi i numeri potete scriverli di volta in volta oppure, come ho fatto io, scriverli tutti insieme una volta sola, tutti in un colpo. Allora, e accanto con la matita regina andrete a scrivere la risposta dell'indovinello. Ok? Allora, altra cosa, potete interrompere il video tutte le volte che ne avete bisogno, quindi io vi leggerò gli indovinelli, però se voi avete bisogno di più tempo, interrompete tranquillamente, ok? Allora, andiamo a leggere il primo indovinello. Indovinello numero 1. Ci sono quattro sorelle, ma non le vedi mai insieme. Quando una arriva, l'altra va via. Chi sono? Allora, accanto al numerino 1 scrivete la vostra risposta. Andiamo avanti. Indovinello numero 2. Pioggia, vento e con loro il primo freddo. Giallo, arancio e marrone. Le foglie si tingono di ogni colore. Tu, che sei un bravo alunno, dimmi, stiamo parlando del... A voi la risposta. Accanto al numero 2 scrivete questa risposta. Mi raccomando, fate attenzione alle rime, ok? Avanti. Indovinello numero 3. Non son mela, non son pera. Ho la forma di una sfera. Il mio succo è nutriente, è una bibita eccellente. Non procuro il mal di pancia, ho la buccia e son. Accanto al numero 3 scrivete la vostra risposta. Indovinello numero 4. Senti questo profumo di fresco? È sbocciato il fiore di pesco. La rondinella vola. Nel prato c'è una bellissima viola. Chiara e dolce è la sera. Che gioia è là? E scrivete la vostra risposta accanto al numero 4. Indovinello numero 5. Son dura tondetta, color caffè. Sto chiusa in un riccio, ma non per capriccio. Mi trovi in montagna, mi chiamo. Scrivete la vostra risposta
accanto al numero 5. Indovinello numero 6. Ora vi dico, state attenti, perché i gradi si fanno bollenti. Dai bimbi sono molto amata, forse perché la scuola è terminata. Tuffi, gelati e castelli di sabbia. Forza, cosa aspettate? Stiamo parlando del... Scrivete la vostra risposta accanto al numero 6. Indovinello numero 7. Tonda, liscia e profumata, rossa, gialla, verde o rosata. Ne darò una fettina a chi bene la indovina. Non è Michela, neppure Carmela. Sto parlando della... Accanto al numero 7 scrivete la vostra risposta. Indovinello numero 8. Fuori verde, dentro rosso, come frutto non son grosso, ma nemmeno tanto piccino, sono un frutto zuccherino, dolce, buono, saporito, anche scuro son gradito. Ma chi son? Non te lo dico. Indovina, sono il... Scrivete la vostra risposta accanto al numero 8. Indovinello numero 9. Se lo mangi strizzi gli occhi, non è così quando lo tocchi. Aspro il succo e profumato, viene da tutti spesso usato. Giallo, ovale, di vitamina C, un vero campione. Stiamo parlando del... Accanto al numero 9 scrivete la vostra risposta. Indovinello numero 10. Son rotonde e paffutelle, sono rosse e sempre belle, sono molli e succose, per tutti molto deliziose. Hanno un nocciolo assai duro, le indovinerai di sicuro. Cosa sono? Scrivete la vostra risposta accanto al numero 10. Indovinello numero 11. Siamo arrivati all'ultimo indovinello. Freddo e gelo per 3 mesi mi fan compagnia. Sciarpa, guanti e cappotto mi fan sembrare più cicciotto. Se hai capito davvero chi sono, scrivi veloce sul tuo quaderno che sono il magico. Scrivete la vostra risposta accanto al numero 11. Bene, bambini, gli indovinelli sono finiti. Vedo i vostri cervelli che fumano per il troppo ragionamento. Ovviamente sto scherzando, non riesco a vedervi, mi piacerebbe tanto vedervi. Allora, quando avete finito questo lavoro, fate una bella foto delle vostre risposte e me le mandate per posta elettronica, ok? Sono proprio curiosa di vedere le vostre risposte. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio, a presto!